Si comincia. Era come contento. Eh sì, vediamo, vediamo, vediamo. Campo aperto. La luce di Sirio, quella dietro Blood Talon. Blood Talon famoso per i suoi hopkick. Setappati. Sì. Un Claudio che secondo me è molto più scarso in questa season. Perché prima era forte perché usavi tre mosse, avanti tre hopkick, no, e step 4. Adesso avanti tre un altro. Beh, l'hopkick adesso un po' più è. Volendo, si può dire che avanti tre si sostituisce con B1. Sì, esatto. Le proprietà sono quelle. Hanno diviso in due la mossa. Invece di passare sotto, invece di passare sopra i bassi con F3, passi sotto agli altri con B1. Giustamente. Qualcosa devi crashare. Tra l'altro, una cosa secondo me fortissima per chi gioca come Blood Talon, avanti 3 ora sta a meno 5 e lascia lontanissimo. Quindi avanti 3 hopkick per me è la nuova. Ah, prima avanti 3 era meno 9, era meno 9 da vicino. È buono, ora è meno 5 da lontano, per me distanza. Blood Talon è che lo vedo on fire adesso, No, cos'era quello? Era il super ciavole di B1 più 2. Cosa? Era partita imparabile. Ok, chissà cosa sta volendo. Zippolino, probabilmente. Ma magari era una citazione, un omaggio. Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Robe. C'è qualcosa che non va. Ma è un match prova. Ma anche detto che Blood Talon è molto prono a trollare mentre gioca. Quindi ci sta magari il suo imparabile di risposta. Ma anche detto che Pietro quando si incazza crea gli imparabili. Ah, ok. Mi hai crashato un medio con l'hopkick, va con quello, basta, è imparabile. Vediamo, intanto Milano. Ora è un match in avanti per Blood Talon. Santa unilaterale, forse è meglio cambiare stage. Vediamo se Peter Lowe si prende un po' di tempo. Giustamente. Forse un chiede se dico la parola con l'N, non posso dire la parola con l'N perché bisogna mantenere lo stream family friendly, mi dispiace. Notte. Nintendo, ninja. La parola con l'N, ninja. Alla faccia dei vorrei, ma vorrei due, secondo me. Allora, il problema è, il punto debole di Claudio è che non abbassi. Non ha motivo per farti abbassare. Ma l'unico motivo che nessuno usa per farti abbassare è fare corsa 2 istantaneo da vicino. Eh sì. Che corsa 2 è veloce, 15 frames lo fai, veloce. Non che Blood Talon, c'è da dire, riesce a fare. Sì, esatto, ci si è allenato. Fila, probabilmente. Beh, più 7 è un blocco. Sì. Poi magari alla fine non ha nulla di veramente garantito perché. Però, ti mette paura. Ti mette paura. Ah, Peter Lowe ha capito come deve giocare. E Blood Talon sa contrastare la trottola. Ha studiato. Peter Lowe credo che abbia proprio crashato. Abbia. Però potrebbe rivelarsi un'ottima arma magari contro Blood Talon. Una strategia. Adesso giocare a trottole. Adesso, primo round tiro tutto così pensa che mi sono arreso. Poi comincio a giocare. E ritorno. Robe alla Loai, praticamente. È vero. Un altro cambiamento della nuova season è che ha le mosse di Starbucks fuori da Starbucks, anche se molto più scarse. Ma proprio molto così, più scarse. Però ora ha una punizione da lungo raggio. Sì. Dopo l'avanti 1 più 2 doppio ce l'ha sempre ora. Ha il basso da sidestep buono Claudio, è vero, solo che è un po'. È un basso da sidestep. È un salto da sidestep. È lento. Però mi ha anche detto che se la gente comincia a reagirti allo step, fai step off kick. Step off kick a caso e. Lì è livelli. Prima potevi. Questo è un altro nerf secondo me. Prima potevi fare step avanti 3, che era buono. Ora. Sì. C'è step F4 che lascia in vantaggio. Bella punizione da parte di Peter Lowe vuoto. Vediamo se riesce a ribaltare la cosa. Lo vedo poco prono a punire gli hopkick Peter Lowe. Quello si lancia. Punizione che fa male ma non è ultimizzata. Vediamo situazione di sfida al tiraggio con Blood Talon. Kishon, we are still in pulse. So you can check pulse here. Ah, capito cosa deve fare Peter Lowe. Devi tirare le prese. Le prese. Ok, Peter si è svegliato. Ora hai il momento difficile per Blood Talon. Come contrasto la merda? Di Lowe? Finché. Non si abbassa. Probabilmente pensava che. Cos'è quella punizione? Sto vedendo un gioco molto particolare. Molto da torneo questo match. Esattamente. Però. Quella si scopre. Però è strano perché Peter Lowe lo ricordo proprio che giocava Claudio, quindi è strano che non sappia le. Sono i nervi da torneo. Probabilmente saranno i nervi, sì. Purtroppo è un fattore da mettere in conto qualche volta. Quella è meno 18 tipo. No, mi sembra che sono meno 14. No. Gin la punisce con avanti 4, quindi. Ah, cavolo. Ma mi sa che proprio meno 18. E pam! Peter Lowe chiude. Ad un passo. La vittoria. Si vede perché la tattica del primo round. Giocare pulito non serve. Ha destabilizzato Blood Talon. Però vediamo, magari Blood Talon cerca lo stage con i muri. Non è vero.
non gli interessa. Vincita. Vediamo, vediamo. Subito, ora vince chi tira più merda. Ah, oh, giustamente. Ha capito cosa deve fare. Prima cosa, Optic. Optic. Oh, sarebbe entrato. A meno 9 Optic. Bello, ok. Bello, DF2. Nero vuoto. Bam, bam. Legend Kick. Milioni di danni. Flutta via, bravo Peterlo. Oh, fa la combo semplice perché era preso in aria. Ha provato a fare DF2. Quello magari un po' esagerato. Quello è più 8. Quello non è combo. Da poco, diciamo. Punizione brutta, però dai. Non punisce Blottaro, non è quello è meno 13. Quell'1 più 2 di Claudio dovrebbe essere meno 14, giusto? Sì, è meno 14, però è molto forte come mossa. Leva come una juggle. Esattamente, e ti mette in Starbucks. E ti mette in Starbucks, sì. L'unica cosa è un po' lenta, quindi non puoi usarla per punire mosse tipo avanti 2 di Iaci. No, però come mossa come with Punish, sì, è molto forte. Ottimo. Bam bam, Legend Kick. Se c'è una cosa che Peter Law non droppa mai sono le combo. Legend Kick, vero. Meno 14, vabbè, neanche sto più a dirgli i frame a questo punto. Cancella, questo farà un male della madonna, però non basta. Ma per il danno, Blottaro. Ah, mi sta ammazzando! Ha droppato la combo della vittoria! Ha droppato la combo della vittoria, quella è la combo difficile da fare. Ha cercato la combo difficile 24. Quando sarebbe bastata quella facile, sì, è vero. Ah, DF2 a contrasto, la Peter Law special. Momenti bam, di contrasto, bam, però... Dolore. Quella juggle droppata sarà un grande colpo alla psicologia di Blottaro. Anche se non si riprende, potrebbe precipitare nell'abisso. Peter Law ha paura di muoversi davanti per l'opkick. Punisce a vuoto con lo step più 4. E ancora a vuoto di F2 la Peter match special. Match point per Peter. Questo è un match decisivo per il girone. Eh sì. Sono messi stretti in girone. Non ne ho idea. Però probabile. Skippa la presa. Meno 13. Non lo. Spazzata. Peter tira a meno 3. Avanti 3. La entra l'Opkick. Lo sapevo. Bisogna fare Opkick. Quella la Opkick puniva. La pressione da parte di Peter Law. Perry. Presa 1 più 2. Skippata. Sono più o meno la stessa montare di vita. Una combo da uno starter grosso. Ucciderebbe entrambi. 1 più 2 entra. Peter Law va di basso. Ora è pesante. Una Rage Art ucciderebbe Blottaron. Quella è meno 12. Peter Law non lo sa. Va per il Rage Drive. Scivolata bassa e chiude Peter Law. Chiude così Peter Law. Hop. Okay.